6 milioni di euro investiti da Enel nel territorio della provincia di Siena per cosa? Allora, più di 26 milioni, che sono una cifra, come abbiamo detto, importante, per un'attività che noi portiamo avanti anno dopo anno su tutte le province, in particolare in questo caso sulla provincia di Siena. Con questo noi facciamo sia investimenti in modo da poter rinnovare la rete, ma rinnovarla negli ultimi anni con delle innovazioni tecnologiche che hanno portato dei benefici enormi dal punto di vista della qualità del servizio del cliente, e per fare quella che è la manutenzione dei nostri impianti, quindi delle linee e delle cabine, che è un'attività fondamentale di gestione che via via, anno dopo anno, viene fatta, in particolare per quanto riguarda la provincia di Siena, su taglio piante, ma non solo, perché è una provincia che ha una rete molto estesa, che corre in aree boschive, e quindi rappresenta uno degli aspetti fondamentali il mantenere pulite le aree sotto le linee. Questo naturalmente per quanto riguarda le nostre fasce di rispetto, e poi c'è tutto il contesto dei proprietari dei fondi per quanto riguarda aree che possono, piante che possono invece da fuori della cesta di manutenzione poter cadere sotto le linee, sulle linee. Per quanto riguarda l'innovazione, su Siena abbiamo inserito, innovato con degli interruttori per le linee di media tensione che diminuiscono la selezione di un guas, e quindi moltissimo il tempo di interruzione di un cliente, e anche delle innovazioni per quanto riguarda gli interruttori di bassa tensione. Quindi un'attività costante che le nostre persone sul territorio, che lavorano con un impegno, una dedizione che fa capire con quanta passione vivano il proprio lavoro, è un'attività che le nostre persone fanno quotidianamente. Avete appena avuto un incontro con i sindaci della provincia di Siena, avete parlato anche della nevicata dello scorso anno? Sì, allora, l'incontro con i sindaci consolida e rafforza quelli che sono i nostri consueti rapporti sul territorio, è anche l'occasione per illustrare quella che è una grossa attività a monte che viene fatta, e che dai clienti, quindi da tutte le persone che usufruiscono di un servizio, forse non viene percepita nella propria entità, con una qualità del servizio estremamente buona. Con i sindaci abbiamo parlato quindi di ciò che noi facciamo sul territorio, nel nostro territorio dove noi agiamo, e quali sono i punti in comune con loro, e come anche consolidare i rapporti che abbiamo. Abbiamo anche parlato della nevicata, e quindi di ciò che l'eccezionalità di quell'evento ha comportato, che però prescinde da quella che è l'attività che dicevamo prima, che è ordinaria e anche straordinaria, ma che viene portata avanti anno dopo anno. È stato sicuramente un importante momento di incontro con le amministrazioni.